Cari amici, bentrovati alla nostra consueta intervista. Quest'oggi ho il piacere e l'onore di intervistare Herald Lahti, capitano della Primavera della Fiorentina. Caro Herald, bentrovato. Grazie a voi. È un piacere ovviamente avere a che fare con il capitano della Primavera della Fiorentina. Allora facciamogli giusto qualche domanda. Allora, tu sei classe 2000, quindi giovanissimo, sì, hai compiuto 19 anni da pochissimo. Sì. Sei albanese ma nato a Prato, quindi nato in Toscana, fiorentino. Cioè, di tifo fiorentino, certo. Tifavi la squadra viola. Sì, sì, certo. Perciò, che emozione è stata per te indossare la maglia? Ormai indosso la maglia viola da 10 anni, per me è un grande onore, è come se fosse una seconda famiglia. Che sei cresciuto qua? Sì, ho 19 anni e quindi per più della metà della mia vita l'ho vissuta qua con la maglia viola. Quindi nello spogliatoio è un po' casa tua? Sì, diciamo di sì. Senti, che rapporto hai con il mister Bigica? Che comunque era centrocampista, ricordiamolo, proprio come te. Sì, il mister cioè, mi piace troppo, sia come allena, però anche come motiva la squadra. Ecco, quindi ci vuole anche, diciamo, un fine psicologo, sì, che sappia tenere unito lo spogliatoio. L'ho avuto anche l'anno scorso, dove ha creduto tanto in me, e anche quest'anno mi ha dato la fascia al capitano, e quindi sono molto contento. Ecco, la Fiorentina non vinceva la Coppa Italia, ovviamente mi sto riferendo alla Fiorentina, la Primavera, sì. Non vinceva la Coppa Italia dal 2010-2011. Cosa ha avuto quest'anno di speciale? Quest'anno noi Primavera siamo riusciti a portare un trofeo molto importante come la Coppa Italia, che a Firenze, come ben detto, mancava dal 2011. Mm-hmm. E l'abbiamo dedicato a tutti i tifosi, a tutta la società che ci ha sempre sostenuto. E siamo molto contenti di questo traguardo. Ora daremo il massimo per portare un altro trofeo, che è quello del campionato. È stato un gran traguardo, ecco. Vediamo, sì, allora, sì, di fare un bel punteggio, certo, in campionato. Allora, in quella squadra c'era uno come Piccini, quindi fiorentino, e ovviamente diventato azzurro di recente. Anche tu quindi hai e continui ad avere l'ambizione di vestire la maglia della tua nazionale? Sì, sono nel giro delle nazionali, ho fatto l'Under 17, l'Under 18, l'Under 19 e poi quest'anno ho fatto anche qualche convocazione con l'Under 20. Il mio obiettivo è quello di arrivare in prima squadra della nazionale e poi, perché no, anche fare l'esordio con la nazionale A, che sarebbe una grande cosa. Ovviamente. Senti, come ti vedi tra 5 anni? Bella domanda. proprio qui ti voglio. Tra 5 anni spero di giocare in altissimi livelli. Certo. E in una grande squadra, sì, ovviamente, come la Fiorentina. Bravo, certo. Bravo, no, mi raccomando. Certo. E tra 10 anni invece come ti vedi? Spero ancora di giocare a calcio. Certo. E perché no, ancora nella Fiorentina. Bravo, bene, un grande sogno. Bene, bene, mi raccomando, è sempre qua in Fiorentina. Senti, allora tu ovviamente sei un centrocampista di grande grinta. Se proprio ci dobbiamo trovare un piccolo difettino, che io non te lo vorrei trovare, però magari... Segni non tantissimo, diciamo così, vero? Sì, è vero, questo è vero. Ci stai lavorando? Sì, sto lavorando con qualche tiro da fuori area, con qualche inserimento. Quest'anno ancora non ho fatto gol, spero da qui a fine anno di farne almeno uno o due. L'anno scorso che ho giocato un po' da trequartista, ne ho segnati 3. Quest'anno, speriamo. Sì, sei anche una persona, a quanto capito, abbastanza umile, che ti metti in gioco. Sì, sì, è vero. E quindi cerchi di migliorarti. Certo. E questo è l'aspetto, diciamo, da migliorare, a quanto sì, ho capito. Sì, io da qui a fine anno cercheremo di migliorare e cercare di fare un altro gol. Senti, raccontami un aneddoto di quando sei entrato a vestire la prima volta la maglia viola. Perché ormai 10 sì, anni fa, giusto? 10 anni fa la prima cosa che mi ricordo era quando siamo venuti qua allo stadio a ritirare la roba. C'era un sacco di bambini. Erano... Quanti anni avevi innanzitutto? 9 anni. Erano tutti più alti di me e quindi un po' questa cosa mi spaventava. E poi la prima partita, mi ricordo, era un torneo dove c'erano squadre di altissimo livello, dove tutti i ragazzi erano bravi. E è stata una grande emozione, sia per me ma anche per la mia famiglia. Ovviamente, quindi sono cose che non ti dimenticherai mai, vero. È chiaro. Senti, allora, ultima domanda, poi ti lascio andare, ti lascio ai tuoi allenamenti e ai tuoi impegni. Quest'anno avete dedicato la vittoria della Coppa Italia a Davide Astori. Vorrei sapere che cosa avete provato voi all'interno dello spogliatoio Primavera quando è successa questa tragedia lo scorso 4 marzo. Ti ricordo che ero a casa,
il giorno dopo dovevamo giocare, avevamo una partita. Che era lunedì, perché è successo domenica. Sì. E è stata annullata per questo bruttissimo fatto. E un po' ci è sconvolto. Incredulità. Sì. E quindi ci siamo rimasti male. La partita dopo è stata rinviata e quella dopo ancora abbiamo giocato contro la Juve e abbiamo vinto 2-0 e anche quella vittoria l'hanno dedicata a lui. Quindi diciamo spinti anche voi, non solo come la prima squadra, con questa, io l'ho chiamata spinta mistica, sì, no? È vero, quasi è... come se lui fosse in campo ad abbracciarci tutti. Sì, è come se fosse una motivazione in più per tutti noi. Allora io ti ringrazio, caro Herald, tra l'altro insomma ragazzo veramente meraviglioso, grazie di essere stato qui vicino a me a raccontare anche una parte di te, una parte diciamo delle tue emozioni, perché il calcio è anche emozione, lo sport è emozione. Hai un messaggio in ultimo da dare anche ai ragazzi, ai bambini anche che si approcciano al mondo del calcio, anche del calcio professionista? Sì, certo, di seguire sempre i propri sogni, di dare sempre il massimo in allenamento che è la cosa più importante, e sempre restare umili che è la base di tutto. Bene, allora grazie a voi. A Herald Latti, e noi ci ritroveremo lunedì prossimo per un'altra intervista.